Ciao a tutti ragazzi, come state? È una vita che non ci sentiamo, vi avevo promesso che sarei tornata, ma purtroppo ho fatto passare ancora un po' di tempo. Sono un po' incasinata, però vediamo un po' se riusciamo a incastrarci. Ho una marea di progetti bellissimi, ho tante cose da fare, spero di proporvelo quanto prima, così insomma potremo anche eventualmente fare qualcosa insieme se vi va. Allora, io nel mio gruppo passo per passo in Facebook avevo messo proprio in questi giorni il miglio soffiato. Sono andata in questi supermercatini discount, in questo caso la Lidl, dove ho trovato appunto il miglio soffiato biologico. L'ho preso e ve lo voglio far vedere. Allora, eccolo qua. Importantissimo che ci sia sempre la fogliolina verde, che è indice di certificazione biologica. Accanto poi abbiamo anche il marchio della certificazione di questo prodotto. Questo elemento qui deve esserci in tutti i prodotti che compriate col marca bio, perché purtroppo oggi la parola bio viene usata da tutte le parti, bio, 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 ma non è detto che realmente sia biologico. Quindi la presenza di questa fogliolina è importantissimo. Allora, poi vedete, lo ripete più volte, sia in questa zona qua, aspettate che non riesco, ecco, qua giù, qua su e così via. Comunque, se trovate questi marchi qui, il prodotto è affidabile. Allora, il miglio soffiato è fantastico, è morbidissimo, è molto buono, si può mangiare tutte le mattine nello yogurt o con il latte. Io lo do al mio bambino nel latte di riso, per esempio, il bambino oggi ha 13 mesi. E è una colazione praticamente completa. Sapete che i cereali comunque fanno benissimo, specialmente se selezionati in chicchi e presi, mangiati e integrali, quindi è una fonte di energie per noi e impagabile. Il miglio è un cereale però molto particolare perché è un cereale che è ricco di vitamine e minerali e che fa molto bene alle unghie, ai capelli e alla pelle. È indicato proprio per chi perde facilmente i capelli, per chi gli si spezzano le unghie, anche chi ha un capello molto delicato che gli si spezza con grande facilità. Insomma, tutta quella parte legata all'apparato scheletrico, il miglio è fondamentale ed è importantissimo. Allora, mi ero presa un po' di appunti, se no ho paura sempre di dimenticarmi qualcosa. Allora, il miglio è anche un grano importante da mangiare, anche se non è soffiato, ed è molto semplice da cucinare. Basta proprio metterlo in padella, 14-15 minuti, facciamo 15-20, ma almeno non ci sbagliamo, 15-20 minuti con un pochino di acqua e sapori che preferite e viene un'ottima pietanza. Allora, vi dicevo, faccio veloce perché voglio fare un video cortissimo. Allora, vi dicevo, sei ricco di sali, tra cui ricordiamo, vabbè, il ferro, il magnesio e il potassio, ma uno importantissimo che è quello che dà la caratteristica, appunto di far bene alle unghie o ai capelli è il silicio. Quindi, e il calcio, importantissimi questi due sali in questo cereale. Inoltre è ricco di aminoacidi. Se vogliamo unire il miglio con dei pisellini, dei ceci, delle lenticchie, insomma qualsiasi altro legume, si ha un'ottima proteina. Quindi per chi non mangia carne e altri prodotti animali. Il miglio è anche un cereale se decorticato senza glutine. Diciamo però che in alcuni miglio, specialmente in quelli soffiati, vengono prodotti da fabbriche dove vengono fatti anche altri cereali, quindi spesso ci troviamo scritto questa dicitura che mi ha ricordato infatti una ragazza dal gruppo Passo per Passo, c'è proprio scritto può contenere tracce di cereali con glutine, soia, frutta, a guscio e latte. Quindi comunque sia, leggete sempre, importantissimo, leggete sempre le etichette. Allora, inoltre è un cereale, è importantissimo per la gravidanza perché viene considerato un antiabortivo. Quindi io ho superato la gravidanza, non l'ho superato, ho avuto questa esperienza un anno fa, quindi tutte le donne che aspettano un bambino mi raccomando il miglio per poi reintegrare nei bambini al momento dello svezzamento. Non vi dimenticate il miglio soffiato, si scioglie facilmente, è molto dolce, non dolce perché sia dolce, però ha un sapore più dolce rispetto ad altri cereali che potrebbero sembrare invece un pochino più amaronili, come potrebbe essere il Kamut, per esempio. E diventa morbido morbido subito, croccante se immerso nelle cose fredde,
Io, per esempio, stamattina l'ho mangiato con l'orzo ed è buonissimo. Ci sono testimonianze in diversi forum, se girate le trovate anche voi, di persone che dopo già 2 settimane che hanno assunto il miglio tutte le mattine, si sono ritrovate delle unghie più forti o dei capelli un pochino più forti. Nelle erboristerie trovate tantissimi prodotti contenenti miglio, le fiale per i capelli, pasticche da ingerire proprio per bocca, proprio per rafforzare questa parte. Quindi, per quale motivo, insomma, quando al momento possiamo mangiarci qualcosa di buonissimo? Per chi è appassionato delle cucine ed ha voglia e tempo di perdersi, possiamo farci anche delle gallette con il miele, con dello zucchero di canna. Chi è più goloso, aggiungerci della cioccolata, cercate un buon cioccolato. Quindi, comunque sia, miglio, grazie di esistere, non mancate di comprarlo. Alla Lidl, ora in questo momento costa pochissimo. Ciao ciao ciao!